Ciao, sono Fabio dell'Orange Team di Pisa. Io sono Massimo dell'Orange Team di Pisa. Abbiamo portato un diorama su base Lego Classic Space con delle nostre creazioni e in più dei set dell'epoca, che si va dal 1979 circa. Cosa possiamo vedere, Mari, partendo appunto da questa specie di serra? Sì, questa qui è una serra, volevamo ricostruire l'idea di una vita sulla Luna e quindi abbiamo creato un po' questa serra. Poi più in là cosa c'è? Sì, poi abbiamo un hangar dove in teoria atterrano delle navi. Poi abbiamo una montagna col missile che sale e scende, si chiude il tetto. Questa è una sorta di base con i laboratori. Abbiamo voluto evidenziare di nuovo il logo Space dell'epoca. Questo è un set un po' più recente invece. Questo è un set più recente che ci piaceva un sacco, che è la nave di Benny, che riprendeva un pochino l'LL-929. Poi ci spostiamo. Sì, sopra. Questa poi sarebbe una torre di controllo spaziale, che l'immaginavamo così, insomma, con un po' di movimento, le piattaforme sopraelevate. Quanti pezzi più o meno a spanne, diciamo, ci sono in questo diorama? Senti, esattamente non lo so, perché noi come costruiamo, ci viene un'idea e iniziamo a costruirla, diciamo, non è che pianifichiamo sul sistema di programmazione, cioè costruiamo un po' così a braccia, e quindi anche gli acquisti dei pezzi sono fatti volta a volta, e quindi sinceramente non ho la più pallida idea. Ti potrei dire un numero, ma non sarebbe rappresentativo. E qui adesso vediamo passare anche la monorotaia famosa, che ahimè Lego non produce più. Sì, purtroppo. Quella purtroppo è una grave mancanza, perché vedo che è bella e piace tanto anche ai bambini, devo dire la verità, che vengono a vedere il nostro diorama. Questo diorama, diciamo, è molto importante la parte elettronica, perché vediamo molte luci e altri sistemi elettronici che hai realizzato tu, hai ideato tu. Certo, buona parte della parte elettronica, quindi la parte di potenza, è stata presa direttamente dal Lego ufficiale che veniva utilizzato sui trenini degli anni 80-90. Invece un'altra parte, che è quella di movimentazione delle luci, quindi che mi dà l'effetto luce, quindi attrae un po' anche l'attenzione e la curiosità dei bambini, è stata sviluppata in modo proprio utilizzando una scheda di controllo che si chiama Raspberry, che molti conoscono, e questa scheda gestisce direttamente gli impulsi dei LED che sono all'interno della parte superiore della base, e viene controllata tramite una VPN, quindi in remoto noi abbiamo un piccolo router, a questo router si collega la Raspberry che comanda i LED, e noi tramite un'applicazione VNC andiamo a gestire quello che sono la velocità di movimento dei LED, ad esempio, indipendentemente sulle quattro basi. Oltre a questo, buona parte dell'elettronica comunque si era già stata implementata da Fabio con appunto tutta la sensoristica e tutta la parte di potenza della Lego originale. Abbiamo inserito a livello sperimentale per quest'anno, ma abbiamo intenzione di inserirlo in modo un po' più concreto, una piccola telecamera sopra il trenino per poter far vedere sul trenino anche quello che è la vista dal treno. È una cosa che incuriosisce i bambini e che abbiamo notato piace molto, e adesso stiamo sviluppando questa parte qui per renderla ancora più realistica e molto più user friendly. Quando avete iniziato a ideare questo diorama? Tre anni fa abbiamo iniziato un pochino a riappassionarci, che poi la passione non era mai mancata al Lego Space. In particolare stavamo rimettendo insieme i nostri vecchi pezzi che avevamo in cantina proprio degli anni 79,
abbiamo partecipato a dei piccoli mercatini di scambio, una piccola mostra organizzata qui a Pisa dell'Orange Team, e quindi poi da lì c'è anche venuta la voglia un pochino di rimetterci in gioco, coinvolgendo anche i nostri figli, e quindi ci siamo un pochino rimessi a costruire. E poi da lì ogni anno abbiamo implementato qualcosina, cercato qualche pezzo particolare, ci è venuta un po' così, insomma. È un bel lavoro. Sì, sì. Cercando un pochino di riaccendere sia la nostra passione e magari, ti ho detto, coinvolgendo anche i bimbi per creare anche, diciamo, in famiglia una cosa con loro, insomma. E la stessa cosa si può dire che il coinvolgimento dei bambini è stato effettuato anche per quando abbiamo fatto la parte di programmazione dell'elettronica, in quanto utilizziamo un programma molto semplice che si chiama Scratch e che è un programma proprio di educazione per i bambini, e si sposa molto bene con quella che è la logica Lego.